Oh, eccoci qua! Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy, vita da studenti! Nello scorso video ho completato l'ultimo dei sette misteri, il mistero di Alcatraz, perché gli studenti andavano a studiare lì e recuperare i voti ma non tornavano mai a scuola. C'erano degli agenti verdastri che erano stati creati dagli studenti in recupero perché non avevano voglia di studiare. Tremendo. Ma vediamo oggi che cosa scopriamo. I segnali di localizzazione del club FNY ci ha condotti a questo laboratorio. È qui che ha avuto luogo lo sviluppo dell'FNY Watch, mia signora. Oh, molto interessante. Beh, non resta che una cosa da fare: distruggerle prima possibile. Sì. Lei potrei farla come un vulcaniano, senza sentimenti. Ed ecco il preside! Ben fatto, Club FNY! Avete risolto anche i sette misteri del crepuscolo. Si figuri, signor preside, è stata una ricchezza! Volevo dire sciocchezza! Devo esservi confuso. Ma come hai fatto a sbagliare? Sono due parole completamente diverse! Ora che abbiamo ottenuto le sette medaglie, non resta che rompere il sigillo. Hai ragione, Valerio. È tempo per voi di esplorare il secondo monolite Y. Cosa, ce n'è un altro? Beh, a dire il vero ce ne sono tre, ma a questo ci arriveremo in seguito. Per rompere il sigillo del secondo, vi basterà inserirvi le nuove medaglie. Signorina Vapori, prima di andare, potrei fare una domanda? Certo, Ryan, che succede? Per festeggiare la rottura di sigillo le andrebbe di uscire con me? Cosa, ma fa sul serio? Ehi, guarda che non ci sei solo tuo amico! Anche il sottoscritto vorrebbe tanto vederla fuori, signorina Vapori! La prego di scusare questi due sciocchi da parte mia, signorina. Ti ringrazio, Valerio, ma ormai conosco i miei polli, purtroppo. Avanti, signorina Vapori, esca insieme a me! Ah, è tutto inutile. In ogni caso, dove si trova il secondo monolite Y? No, è molto semplice, è situato nella zona nord-ovest dell'Accademia. Oh, capisco. Oltre alla Torre Valore, quindi. Bene, che cosa stiamo aspettando? Andiamo al secondo monolite Y! Al monolite Y noi andremo e tanti tesori scoveremo! Sì! Sì! Cercate di non urlare, ragazzi, siamo nell'ufficio del preside. Ma Ryan era rimasto lì a cincischiare con Vapori, che succede? Mi dica, Antonella, come procede la ricerca dati del Y-Lab? Ma tutto bene, signor preside. Stiamo facendo passi da gigante. Oh, fantastico! Questi ragazzi hanno un enorme peso sulle spalle, non vanno lasciati soli. Sì, sa com'è. E andiamo ad esplorare il secondo monolite Y! Il secondo monolite, che cosa conterrà secondo voi? Beh, se il primo conteneva alieni, il secondo conterrà altri alieni. Che ci siano yokai simili a Fulmingatta? È vero! Potrebbe essere! E questo è il secondo monolite all'area campeggio. Il secondo monolite. Dopo aver risolto i sette misteri del crepuscolo, è tempo di affrontare le prove del secondo monolite. Andiamo! E sfera grande per tre! C'era uno che cercava le sfere. Uno degli amico card, mi sa che poi era solo la seconda, neanche la terza, quindi insomma un po' una fregatura. Oh cielo! I predatori oscuri? Oh, te ne vai! E cos'è? Ah, ok, questi menano? Quasi mena! Allora, Valerio, però te devi dare una regolata, amico mio, eh. Cioè, io ti voglio bene, ma... Fresca se sei una mezza sega, cioè livello 150 e manco riesce a menare bene come si deve. Ok, che una volta che si trasforma. Oh, spaventa spiriti! Jigoku Ashashin! In giapponese. No, Asashin, perché non è Sha. È Sa. Sashin. Ma potevo fare un po' di disco dance con quella. E dai, potevo mettermi in posa. Siamo arrivati alla porta, ottimo lavoro. Beh, per fortuna aprirla non è stato difficile. Forza, proseguiamo. E ora troviamo un altro alieno, in teoria. Benvenuti nell'ultima stanza. Chi siete? Non è che ci fossero tante stanze. Oh, che emozione! È proprio come l'altra volta. Shh, parla piano. Aiuto! Mi trasformo! Eccolo qua!
Mist Shadow! Mamma mia! Livello 155, buono! Buono! Quanto è veloce! Ah, perché c'ho il disco dance incorporato ora. Ah, allora. Ecco qua. Vattene, va. Bello. Oh, la carne di potere pure mi serviva per reclutare uno. Chi è che manca ancora qua? Il clone, non il clown. Ah, niente, non l'ho beccato neanche per sbaglio lui. Ok, preso. E 25 con quella carne del potere, mi pare. Oddio, tremo tutto. Perché tremo tutto? Mi trema il pad. E il rumble continuo. Mi si è buggato il pad. Voi, potere mai visto? Genere. Ah, ma perché è come se stesse continuando a caricare. Ah, ho capito. Quindi non era un problema del pad. È proprio il gioco che è rimasto imbambolato. Mi ha fatto un attimo preoccupare. Meravigliastico! Ancora? Abbiamo sconfitto tutti quei tenebrosi! Ah, quando ti metti ad inventare le parole non è un buon segno. Allora, io tenevo la visuale molto vicina a sto giro. Magari devo ritirarla un po' perché si vedono meno i personaggi giocanti, ma almeno si vedono meglio i nemici. Anche sia per voi che per me. Ma quella voce di chi diamine era? E se fosse un alieno? È lui, c'è l'espirito! Ah! E questo sarebbe lo yokai che protegge il secondo monolite? Il suo corpo è così viscido! Io non sono viscido, neanche cattivo, sia per questo! Oh, quanto è carino, parla come un bimbo in tenera età! Io non sono convinto. Forza, dimostraci che dici la verità! Cosa? Ma come fai a dubitare di lui? Ah! C'è l'espirito. Oddio, ma è Dragon Quest! Oh no, è scappato via! Aspettaci, c'è l'espirito, veniamo a prenderti! C'è l'espirito è una palese reference allo slime. Che strano, pare che voglia condurci in un luogo specifico. Spirito, spirito! Oh no! Cos'è che non hai capito? Voglio i progetti dell'FNY Watch. Ora! No, non te li darò mai! E questi chi diamine sarebbero? Calixta, sei tu! E quel potere... No, non è possibile! Valerio! Oh, il club FNY... Siete arrivati al momento giusto. Lascia andare Sara o ti denuncio alla polizia studentesca. Sarebbe inutile, siamo nella polizia studentesca, siamo alleati di Calixta. E poi è Y Lab ad essere pericoloso, conducevano esperimenti segreti. Per questo abbiamo cacciato tutti i membri per ottenere i progetti. Cosa? Vorrei scherzare, spero. E questa voi la chiamate giustizia? Ci bastiano ragioni, non siete altro che dei vigliacchi. No, è molto peggio, Timoni. Lei è un'aliena! Pensavo che fossi la coordinatrice della commissione disciplinare, ma mi sbagliavo. Come, prego? Io sarei un'aliena? È inutile che fai la finta tonta adesso. Quel potere è la prova di ciò che sei. Tu sei lo stesso alieno che vidi quel terribile giorno. Papà, mamma, Marina, che cos'è successo qui? Oh, a quanto pare ne ho dimenticato uno. Beh, rimedio subito. Ah! Certo, però che questo ragazzino potrebbe tornarmi utile. Fermati. Eh? Chi ha parlato? Ah, non la farete franca anche stavolta, alieni. Capisco. In tal caso credo che dovrò annientarvi. O meglio, saranno loro a farlo.
Forza, polizia studentesca! Ma certo, che sciocco! Calixta li sta manipolando! Cosa? Se è così dobbiamo intervenire, e anche in fretta! È quello che dice dall'inizio! Forza, iniziamo! Bene, amico mio, allora, facciamo un po' di botte, Maximus! Eccolo qua! Dang! Allora non rispondono? Ok, meglio così, guarda. Sono troppi, mi fanno brutto. Alien. E Clock Lady anche entra in scena. Pista, Mist Shadow, pista! Vai! Ah, fino a che non ho il carico tutto, Massimo. Aspetta che morri, eccolo, arriva, eh. Oh, guarda qua come si ripulisce bene la zona. Hai visto? Che vuoi tu? Eh? Che ce l'hai tanto con me, ce l'hai. Oh, olè. Chi manca? Chi è che manca all'appello? Deve passare a piano B. Ecco, questo è Lucertola Oscura 2, da che si capisce, a parte il nome che compare, ma anche il 2 che ha in testa scritto in numeri romani. Cioè, davvero? Boh. È un nemico che verrà ripetuto diverse volte, purtroppo, in questo gioco. Non capisco per quale ragione non potessero creare un altro nemico. Cioè, mi dispiace che non abbiano lasciato la le briglie della... Intendo, abbiano lasciato la creatività a briglie sciolte. Ecco, se riesco a formare una frase di senso compiuto, magari, eh. Non sono lentissimo ora. È occasione, ho capito, ma... Sono super lento. Non più, aha. Al massimo! Grande Clock Lady che la... Un po' rallentato. Grande. Eccolo qua che è andato, va. Ho detto che sei andato. Oh, ma ci senti? Quando dico che sei andato, te sei andato, punto. No? Così, non è che... Ci siamo riusciti, ben fatto. E questo era solo un assaggio, Calixta. Bella, 6.000 punti esperienza. Stivali a reazioni epici che non sono malvagi. Dannazione. Quegli sciocchi ti sono rivelati completamente inutili. Grazie per avermi salvata, Valerio. Grazie a te, Rosa. Sei riuscito a tenere segreti i progetti degli orologi. Ora dici chi sei veramente, Calixta. Ormai ti abbiamo in pugno. Potrei anche dirvelo, ma voi potreste scordarvelo subito. È inutile che ci minacci. La perdita della memoria non ha effetto su di me. E con questo sarebbe comunque la tua parola contro quella di tutti. Se sei davvero convinto che io sia un'aliena, perché non lo dimostri allora? Cosa? Dove sono? Che ci faccio in questo posto? Ma che... Avete capito, quindi? Non potete niente contro la mia grande forza. Possiamo teletrasportarci, combattere per dei giorni, siamo troppo avanti. Calixta, ora è tutto chiaro. Voi siete controllati da qualcuno. E se anche fosse, come intendi dimostrarlo? Eh? Ma che cosa ci faccio qui? Cos'è appena successo? Oh no, sembra che Gibastian abbia perso i suoi ricordi. Parrebbe di sì, ma non importa. Noi non ci arrenderemo mai. Però, che strano. Non pensavo che fosse controllata da qualcuno. Già, è stato uno shock anche per me scoprirlo.
Sara! Quindi è vero, ti hanno espulsa. Sì, ormai la decisione era stata ritenuta irrevocabile. Questa non ci voleva. Ascolta, Valerio, i nostri nemici sono pericolosi, ma tu riuscirai a sconfiggerli. Sì. Sai, il solo fatto di frequentare la tua stessa scuola era fantastico. Ormai, però, temo che la mia avventura qui sia giunta al termine. Mi dispiace dirlo, ma forse è meglio così. Ma perché, Valerio? Non costringermi a ripeterlo di nuovo. Non ho più bisogno di voi, posso sconfiggerli anche da solo. Ma quell'orologio l'abbiamo ideato noi, non puoi abbandonarci così. Non mi interessa di questo. Ormai mi siete solo d'intralcio. Non avete la stessa grinta che ho io, e neanche le mie capacità in battaglia. Mi dispiace, ma non posso rischiare la mia vita per stare dietro a voi. No. Bene, ti ho detto tutto. Ora è giunto il momento di separarci. Nonostante le tue parole, però, non abbiamo mai mollato. Lo so. È per questo che siete riusciti a creare l'FNY Watch in seguito. Sì, però ora non credo che ci sia altro che possiamo fare. Allora io vado. Ehi, Valerio, c'è una cosa che vorrei dirti. Io... Valerio, io... Io... Fermati! Per favore, dimenticati di me. Capisco. Lo sapevo. Me ne sarei dovuto andare subito senza aspettare. Dopotutto, io ti sono solo di intralcio, no? Hai sempre detto. Non è questo il punto! Io... Voglio solo che tu non ti faccia del male, voglio che tu sia al sicuro. E poi là fuori è pieno di gente migliore di me. Stai dicendo che tu te ne eri accorto, non è così? Oh, Valerio. E fu così che Sara venne espulsa ingiustamente dall'Accademia. Ma la sua avventura in realtà non era che all'inizio. Dopo qualche tempo in accademia giunse una nuova studentessa. Ma questa è un'altra storia.